Anche se il comune di Chioggia quest'anno non ha organizzato il tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto per via delle restrizioni anti-Covid, da più parti c'è chi ha provveduto in maniera artigianale o comunque in proprio, affidandosi a organizzazioni professionali. Ieri sera e venerdì i cieli del litorale clodiense e di quello immediatamente adiacente a Rosolina Mare si sono illuminati di luci e fuochi per celebrare il culmine dell'estate. Così al villaggio turistico Esamar, quando ieri già a metà serata i primi effetti luminosi e sonori si sono levati attorno alla piscina olimpionica per l'intrattenimento in musica che ha soddisfatto gli ospiti del villaggio ed è stato visibile anche dalla spiaggia di Isola Verde. Venerdì sera tante persone, anche da Chioggia, si sono recate a Rosolina Mare per assistere allo show pirotecnico nella zona del lungomare, affollando i locali fino a tardi. Ieri sera l'aggregazione si è ripetuta per la musica anni 80 di Radio Company, composti contingentati. Non è mancato il fai da te. In Piazza Europa Sottomarina, prima di mezzanotte, c'è chi ha acceso i bengali ai razzi a paracadute pur di godere di un po' di festa. Qui alla prestigiosa Indiga, qua proprio alla Diga di Sottomarina, uno dei posti più belli, più prestigiosi della località. Qua abbiamo Giuliano Boscolo Cegion, presidente di Federalberghi Sottomarina. Oggi, Giuliano, oggi è domenica 16 agosto. Come sta andando questo weekend, compreso ieri, insomma? Allora, abbiamo dei dati molto, molto positivi, premesso che siamo a Ferragosto, sicché non possono essere altrimenti. Siamo all'incirca sul 95% della capienza ricettiva occupata sulle strutture alberghiere. Questo è un dato molto positivo. Ieri ci siamo molto, molto avvicinati al full, diciamo. Però sono prenotazioni molto fluide, parliamo di 2 o 3 notti, una cosa nuova per il nostro territorio, ma è dovuta anche all'economia nostra veneta. Un'economia che non ha più le ferie programmate, ma vengono scaglionate e vengono riaperte fabbriche, anche il lavoro per i nostri veneti in base anche agli ordini e alla disponibilità, sì che noi ci adeguiamo in continuazione. Una cosa molto importante è che noi dobbiamo essere sempre pronti a ricevere, le strutture devono essere sempre ben preparate, pronte, che sia una notte, che sia 3 notti della settimana, noi dobbiamo avere sia le nostre strutture preparate, ma anche una località che sia preparata per quello che è una stagione turistica estiva. Nel senso che ci vogliono anche di buoni eventi di programmazione, nonostante il Covid. Mi sembra però che tantissimi operatori turistici si siano preparati al massimo, proprio sia dal punto di vista della sicurezza, dell'igiene, di tutte le norme Covid, ma anche, diciamo, da un punto di vista di presenza ai turisti. Mi sembra che ci sia un grande sforzo da parte di tutti gli operatori. Sì, io noto molto, molto volentieri che le strutture ricettive, ma anche quelle di servizi, di stabilimenti balneari, sono molto curate, molto, molto curate, con attenzione. È chiaro che se stiamo lavorando bene, vuol dire che la nostra località, le nostre strutture sono appetibili per i nostri turisti, vedono una sicurezza. Ammesso che quando riceviamo turisti che arrivano dalla Lombardia, ci dicono subito, e questo lo testifico diverse volte, che il Veneto è una località sicura. Avete lavorato bene, avete un buon governatore, queste sono le parole che ci arrivano da chi arriva dalla Lombardia e questo ci fa molto piacere. Sono stati 30 i residenti nel distretto sanitario di Chioggia ad aver effettuato il tampone diagnostico relativo al Covid-19 nella giornata di ieri, la prima in cui i distretti dell'Ulss 3 e Serenissima si sono messi a disposizione di coloro i quali erano rientrati dalla Croazia, dalla Grecia, dalla Spagna e da Malta. La nuova disciplina regionale e nazionale, infatti,
fino al 6 settembre impone a chi ha viaggiato da questi paesi di comunicare tempestivamente il proprio rientro e di sottoporsi al tampone. Per coloro che abitano a Chioggia, a Cavarzere o a Cona, la sede è appunto l'ambulatorio di foresteria al distretto sanitario di Sottomarina, con accesso da via Marco Polo, tutti i giorni in orario 7:00-13:30. Nel territorio dell'Ulstrè sono stati 720 coloro che si sono presentati senza necessitare di alcuna prenotazione. Gli altri presidi sono ubicati a Venezia, ex ospedale Giustiniana ad Orsoduro, a Favaro, in via della Soia 20, a Noale, in piazzale della Bastia 3, al Covid Hospital di Dolo, oltre che all'area arrivi dell'aeroporto Marco Polo, ieri 200 viaggiatori. Presidente del Consiglio Comunale di Chioggia, Andrew Bullo, torna a chiedere l'applicazione delle sanzioni a coloro che nella riva del mare di Sottomarina acquistano prodotti dai venditori non autorizzati. Ieri la retata della Guardia di Finanza, esordisce Bullo, che ha sequestrato 6.500 articoli a 9 di essi. Ma oggi la situazione è tornata peggio che prima. I banchetti sono più numerosi e si mettono addirittura in doppia fila, costringendosi gli acquirenti ad essere ancora più ravvicinati ai bagnanti che passeggiano su quel tratto di Bagnasciuga. Bullo riconosce che tramite gli appelli e le lettere alle forze dell'ordine il comune non ha ottenuto molto. Come prosciugare il mare con un secchiello, prosegue il presidente, dato che quest'anno ci sono stati anche meno controlli rispetto al passato. Rimango sempre della stessa idea da 4 anni, ahimè senza ascolto. Bisogna sensibilizzare gli acquirenti anche tramite le sanzioni per far loro perdere questa brutta abitudine e cessare la frequentazione della spiaggia da parte di chi non è autorizzato al commercio. Secondo l'esponente del Movimento 5 Stelle, niente impedisce di prevedere la presenza di alcuni agenti in borghese per fermare gli acquirenti, che sarebbero in grado di riconoscere gli operatori in grado di dissuaderli per tempo, o alla peggio verrebbero multati una volta pizzicati con la merce acquistata. Non smetterò mai di ripetere che gli acquirenti vanno educati, perché Sottomarina merita di più rispetto a questa vergogna scandalosa, conclude Andrew Bullo. Questa sera, domenica 16 agosto, con inizio alle ore 21:15, al giardino di Palazzo Grassi in Chioggia avrà luogo il concerto jazz dei Licaones, quale recupero della stagione concertistica invernale dell'Associazione Lirico-Musicale Clodiense. Sul palco saliranno Mauro Ottolini al trombone, Francesco Berzatti al sax, Oscar Marchioni all'organo e Paolo Mappa alla batteria, per uno spettacolo brillante ed effervescente a sfondo soul funk. Il biglietto d'ingresso costa 10 euro. Opportuna la prenotazione al numero 327-3324-469 a causa dei posti limitati. In caso di pioggia, l'evento sarà trasferito all'Auditorium San Nicolò.